Eccoci, eccoci live, buonasera a tutti. Roberto Reale, Utopian. Stasera parliamo di Green Digital Pass, parliamo di passaporto sanitario, pass vaccinale, fede di sanità, insomma i nomi sono tanti per questo nuovo oggetto che è entrato un po' nell'orbita delle nostre vite, entrerà insomma tra poco anche con insomma, un impatto anche più visibile sicuramente, e ne parliamo con relatori che i relatori che ci accompagnano stasera, con un approccio multidisciplinare, devo dire. Vorrei però prima ringraziare Privacy Network, gli amici di Privacy Network, e qui stasera abbiamo con noi Diego Di Malta, che è il presidente. Privacy Network è un'associazione che mette al centro tutte le tematiche di data protection e che stasera organizza questo panel con noi. Vorrei anche ringraziare Domani, che è il nostro media partner per questo evento e che ci mette anche a disposizione un codice sconto digitale 1, lo vedete anche in sovraimpressione, che è valido da oggi per altre 72 ore e consente un abbonamento al, diciamo, appunto, all'editoriale Domani. A un prezzo ridotto. Bene, io passerei subito agli interventi. Lascerei innanzitutto la parola a Flavia Marzano, che è vicepresidente Utopian, ed è tra le tantissime cose anche un attivista sui diritti digitali. Lo è stata da sempre. Ti presento anche in questa Va veste, bene. Flavia, perché è stata ed è tuttora una esperta di open source e naturalmente un'esperta di open government, oltre ad essere stata assessora a Roma Capitale. Yes, quindi Bene. grazie. Intanto poi parleremo dopo. Grazie della presentazione, va bene così. Solo benvenuti, benvenute e ben felice di parlare anche qui di diritti e forse anche di doveri, perché ci sono anche quelli digitali e non. Quindi io non aggiungo niente altro. Grazie della bella presentazione. Facciamo parlare, le altre persone che hanno esperienze più specifiche, più di nicchia. Grazie davvero e buon lavoro a tutti noi. Noi poi, Flavia, al termine poi del panel, se ci saranno domande dal pubblico, naturalmente Volentieri, saremo certo. lieti, no, di comunque portare l'attenzione ai nostri ospiti. Allora, passiamo e passerei la parola, seguendo un po' la scaletta. Ecco, una delle relatrici, Francesca De Benedetti, ci raggiungerà tra poco. Quindi passerei la parola a questo punto a Fabio Chiusi. Fabio è project manager per Algorithm Watch oggi, ma in passato io lo considero tuttora, comunque anche se ora si è internazionalizzato, come dice lui, lo considero tuttora un punto di riferimento anche in Italia per tutto quel che riguarda anche una visione critica alla democrazia digitale, una cosa così. Peraltro anche Fabio è anche saggista, se non sbaglio l'ultimo tuo lavoro, ecco, aggiornami, perché io, ecco, sono rimasto a Black Mirror, non so se nel frattempo hai, ok, quindi sono up to date, perfetto. Peraltro un testo che consiglio a tutti di leggere, perché prende le mosse ovviamente dalla serie Netflix, ma per ritrovare poi quegli stessi elementi, almeno in nuce, no? Nella contemporaneità. Quindi insomma, consiglio appunto la lettura. Fabio, al di là poi delle tue fatiche letterarie, io ci terrei ad avere da te, perché so che hai seguito tantissimo il tema, soprattutto a livello europeo, ci terrei ad avere da te una valutazione di questa iniziativa e anche una risposta, se possibile, su un interrogativo che so che tu hai sollevato. Com'è stato possibile che noi abbiamo così sdoganato
Ecco, l'uso di uno strumento di questo tipo. Adesso, senza volerlo demonizzare, però ci sono naturalmente una serie di criticità che stasera andremo a vedere e quindi, insomma, vorrei da te una valutazione. Grazie Roberto, grazie mille, troppo generosa presentazione, grazie a Flavia, grazie a voi di avermi qui. Guarda, io con questa questione del certificato vaccinale, che non si sa nemmeno bene come chiamare, perché il dibattito è iniziato sul passaporto immunitario, poi il passaporto vaccinale, poi il certificato vaccinale, poi il certificato verde, non si capisce più se è digitale o meno, quindi fondamentalmente già il nome è problematico, quindi il grosso problema per me quando mi sono approcciato alla questione, quando ho incominciato a porsi qualche mese fa con Algorithm Watch, con l'azienda per cui lavoro, l'NGO per cui lavoro a Berlino, è stato cercare di mappare che cosa stava succedendo e capire di che cosa stavamo parlando, ed è molto ancora complesso, perché la situazione è di fatto un patchwork, cioè un insieme di soluzioni che sono più o meno simili, ma anche no, bisogna capirlo un po' meglio, è difficile capirlo adesso, che vengono in parte da stati, in parte da regioni, in parte da singoli paesi, in parte vogliono essere internazionali, in parte vengono dall'industria tecnologica, in parte vengono dall'industria dei viaggi. Quindi c'è il rischio concreto che un turista, se questo caos, questa foresta, diciamo, di certificati non si unifichi e non incominci a parlare insieme, come spera di fare l'Unione Europea, c'è il rischio che un turista appunto debba finire per scaricare N app o sottostare a N regole diverse, perché poi non è detto affatto che avere lo stesso pass anche che comunichi significhi avere le stesse regole in ogni paese, perché poi ci sono le autorità degli stati membri che potranno comunque intervenire e decidere, e stiamo vedendo in queste ore il dibattito a livello europeo sta facendo fatica a decollare, proprio pare, proprio per queste discrasie, queste differenze di opinioni proprio riguardo l'autonomia dei singoli stati poi per intervenire. Ma ci sono problemi più, cioè c'è una questione secondo me un po' più ampia qui, no? Cioè è chiederci a che cosa serve questa cosa e quanto effettivamente è uno strumento di contenimento dell'infezione. E quanto invece è qualcosa che sembra che faccia contenere l'infezione, quanto sia security, cioè quanto è sicurezza, e quanto è security theater, e quanto è teatro della sicurezza. Questa è una domanda a cui io non trovo una risposta. E davvero, cioè, sto continuando a cercare di fare queste domande in maniera molto aperta, perché io non sono un epidemiologo, non sono uno scienziato, sono soltanto uno che è nato dal giornalismo e un epistemologo, insomma, quindi cerco di capire come funziona la conoscenza e non riesco a capire cosa ci sia di scientifico in uno strumento che equipara e tratta allo stesso modo una persona che ha ricevuto un test entro le ultime 48 ore, una persona vaccinata e una persona che è guarita entro gli ultimi 6-9, adesso bisognerà vedere, insomma, entro tot mesi, insomma, dal Covid. Non hanno, queste persone non hanno scientificamente lo stesso livello di rischio. È sbagliato, secondo me, comunicare invece che una persona che ha ricevuto il tampone entro 48 ore possa muoversi in libertà e avere lo stesso grado di rischio. Non è detto che debba avere libertà diverse, però deve essere consapevole che il grado di rischio che si assume una persona che ha avuto soltanto un test e non è stata vaccinata neanche con una dose, diciamo, neanche con la prima dose, è molto diversa, no? Quindi c'è il rischio che si ingeneri questo falso senso di sicurezza, secondo me, dovuto a questa ennesima. Questa è l'ennesima propaganda del soluzionismo tecnologico, se volete, no? Cioè abbiamo un problema enorme, cioè che è come riaprire i viaggi internazionali in sicurezza, come riaprire i luoghi al chiuso o i luoghi di massa in sicurezza, e di nuovo ci sono dei problemi che sono purtroppo difficilmente eliminabili fino a che non siamo tutti, o la stragrande maggioranza da parte della popolazione, diciamo, vaccinati, e non sarà certo un documento digitale che uno ha in tasca a cambiare questo grado di rischio. Cioè, se una rischia addirittura che uno dica, beh, allora non mi vaccino, no? O peggio ancora, allora mi ammalo così poi dopo viaggio tranquillo, perché poi significa avere questo pass, significa anche che ogni volta che ci si muove in una regione con un grado di rischio diverso, o che si dovrà viaggiare all'estero, immagino, tutti questi test vanno pagati. E questo è l'aspetto che. Cioè, c'è questo aspetto anche, no? Che il passaporto vaccinale si dice discriminatorio perché discrimina, e giustamente lo è, effettivamente, chi non è vaccinato, no? E non potrebbe più godere dell'accesso a certe cose. In questo caso, con l'idea del certificato, si cerca di ovviare a questo aspetto discriminatorio, ma si introduce quest'altro aspetto di mistificatorio, vorrei quasi dire, no? Cioè, viene quasi da dire mistificatorio, anche se chiaramente non c'è nessuna intenzione di mistificare, naturalmente, però c'è questo rischio che venga percepito
come uno strumento che dà sicurezze dove non ci dovrebbero essere. Questo è un po' il mio problema. E naturalmente questo è un problema adesso e la situazione evolverà, ci saranno altri problemi. Tra qualche mese la stragrande maggioranza della popolazione sperabilmente sarà vaccinata, il problema sarà un altro naturalmente. Cioè sarà evitare che questi strumenti, passata l'emergenza, non diventino una caratteristica normalizzata, diciamo, dell'essere in una società democratica. Cioè che in una società democratica deve esserci uno stato di sorveglianza sanitaria di questo tipo, che non è più giustificato dopo la pandemia. Quindi anche questo deve essere molto chiaro, cioè che tipo di infrastrutture di dati costruiamo, che tipi di diritti vogliamo proteggere, no? Insieme alla salute. Non è affatto detto, e anzi è completamente errato secondo me pensare che bisogni in qualche maniera diciamo rinunciare a dei diritti fondamentali per garantire la salute pubblica. Non c'è nulla in quello che ho studiato negli ultimi 2 anni che dimostri questo assunto. Tutto quello che abbiamo ottenuto attraverso la tecnologia si è potuto ottenere insieme agli altri diritti. Quello che non si è ottenuto tramite la tecnologia probabilmente non era ottenibile tramite la tecnologia. E io ho il terrore che adesso, siccome le vaccinazioni andranno su e i casi scenderanno e tutto andrà bene, diranno: beh, vedete, il passaporto vaccinale funziona, scambiando chiaramente cause e correlazioni, no? Cioè è chiaro che vedremo più persone col passaporto vaccinale o con quello che sarà, no? E meno casi, molto probabilmente, secondo me, nei prossimi mesi. Ma naturalmente la causa qui è il vaccino, non è il passaporto vaccinale. Cioè, quindi vediamo di non fare confusione sui messaggi di fondo, capite? Cioè, qui l'importante è vaccinarsi tutti subito, al più presto possibile. Non ci sono altre scorciatoie, se vogliamo tornare a una parvenza di normalità. Se poi vogliamo discutere se la normalità era normale, quello è un altro panel, sarò molto felice di esserci. Secondo me non lo era, per cui non è un grande desiderio ritornare alla normalità, sarebbe andare verso qualcosa di migliore, usare la pandemia come qualcosa di migliore. E se le premesse sono lo stato di sorveglianza sanitaria per ogni cosa, no? E la demonizzazione di chiunque cerchi di promuovere invece la voce dei cittadini e dei diritti, beh, questo non è un buon antipasto per quello che arriverà a prescindere dalla pandemia. Stiamo attenti a che cosa vogliamo, questo è il punto. Bene, bene, Fabio, grazie mille. Io, se posso approfittare ancora, c'è un bellissimo commento, certo, di Flavia qui che proietto, abbiamo detto tutto, possiamo finire qui. Se posso approfittare ancora di un minuto, quello che vorrei chiederti una cosa, certo, perché a me sembra che, ho letto le specifiche tecniche, mi rendo conto che non siamo su un piano puramente tecnico, non è su quel piano che si dirime la questione, però mi ha colpito che nelle specifiche tecniche della Commissione europea si faceva esplicito riferimento poi alla possibilità di usare comunque questo strumento anche in contesti ludici, nel tempo, diciamo, il tempo libero, insomma, si prospettava una situazione probabilmente simile a quella che ad esempio Francesca De Benedetti aveva descritto un paio di mesi fa per Israele, quindi il pass vaccinale richiesto per entrare al bar e così via. Secondo te questa tendenza potrebbe prendere piede in modo stabile, quindi al di là, perché tu hai parlato di sorveglianza sanitaria, al di là della pandemia, al di là e oltre la pandemia, secondo te potrebbe esserci appunto una volontà o quantomeno un concorso di cause, di istanze, di strumenti per cui ci potremmo ritrovarci in una situazione appunto di questo tipo, no? Di sorveglianza sanitaria più stretta, se vogliamo. Guarda, nella nostra sfera di cristallo, naturalmente siamo in Europa e quindi ci sono delle norme, ci sono dei principi, ci sono delle leggi che vanno fatte rispettare in un modo o nell'altro e più o meno, insomma, vengono fatte rispettare. Naturalmente sono 1000 aspetti critici, però pensiamo anche a quello, no? C'è la nuova normativa sui sistemi di AI, per esempio, no? Che è in fase di bozza. Quella dice chiaramente che per emergenze sanitarie non valgono le restrizioni che valgono per gli altri sistemi ad alto rischio o cose di questo tipo. È un sistema, per chi non lo sa, l'Unione Europea sta creando, diciamo, un insieme di norme, un quadro normativo per regolare i sistemi di intelligenza artificiale
che è dove i sistemi diciamo, di intelligenza artificiale più sono rischiosi o considerati tali, più vengono normati, questa è un po' l'idea. E invece questi sistemi continueranno a poter venire essere usati, allo stesso modo la sorveglianza biometrica e il riconoscimento facciale, che è un'altra componente tipica, diciamo, dello stato di sorveglianza, anche sanitario, se volete, e in certi paesi è usato addirittura, penso in India, ma anche in Inghilterra se ne è parlato, no? Insieme al pass sanitario per accedere alle vaccinazioni, quindi ci sono mille tipologie di casi. Anche qui la normativa che viene si presenta come molto forzuta, ma poi in realtà c'è quel famoso meme del cane, no, su internet, quello forzutissimo e quello piccolo. La realtà più o meno è il cane piccolo, perché in realtà ci sono talmente tante eccezioni che poi a forza di fare la voce grossa non rimane senza voce questo cane, no? Per cui fondamentalmente anche lì non sono cose, cioè la tecnologia non è una cosa che ha una volontà a sé, qui mi attirerò le ire di tutti i filosofi dell'universo. Io purtroppo lavoro con queste cose tutti i giorni e mi risulta difficile attribuire una volontà a un foglio Excel, però molto lungo, però magari è così. Però ecco, vedete, quello che vedo io è questo, quindi non vedo una volontà della tecnologia di sorvegliarsi, vedo qualcuno che usa la retorica su una tecnologia, una certa retorica entusiastica sulla tecnologia o salvifica soluzionista sulla tecnologia, per rendere la tecnologia uno strumento di dominio e di controllo. In questo caso, per fortuna, in Europa molto spesso non è successo, perché appunto abbiamo dei valori, delle tradizioni, abbiamo delle leggi, abbiamo della società civile come noi, e quindi abbiamo un certo tipo di controllo per quanto possibile. Altrove naturalmente questo potrebbe non andare altrettanto bene, ma anche in Europa potrebbe non andare altrettanto bene. Non tutto quello che ha prodotto l'Europa è fantastica, meravigliosamente democratico naturalmente, per cui penso alla direttiva copyright, a cui io sono completamente contrario personalmente. Per cui, cioè, anche lì è un discorso complicato, però il messaggio è che le cose le possiamo cambiare se ci interessano. Se ci lasciamo fare qualunque cosa, e come ha dimostrato il dibattito sul passaporto vaccinale, fino ad oggi fondamentalmente inesistente, grazie di sollevarlo, magari se invece interveniamo e diciamo cosa vogliamo, come vogliamo direzionare noi in senso democratico le tecnologie, magari a quel punto anche qualcuno di chi le norma queste tecnologie ci ascolterà. Se noi stiamo zitti, vincerà la voce del più potente, del più ricco, come sempre. Bene, bene. Grazie mille, Fabio. Prego. Io non ti rubo ancora tempo e passerei subito invece il microfono a Francesca De Benedetti, che è giornalista di Domani. Peraltro l'ho già detto, ma lo ripeto, Domani è, per questo evento, è nostro media partner, e ci offre un, non lo ripeterò oltre, ma ci offre un coupon sconto Digitale 1, anzi proiettiamo in sua impressione anche il commento Digitale 1 per abbonarsi a €1 al mese per 3 mesi, questo da questo momento fino a venerdì, quindi è possibile usufruire di questo coupon. Insomma, non mi sento troppo a mio agio nella, diciamo, in questa veste di venditore, ma è divertente però farlo, no? Scherzi a parte, ringrazio Francesca, ringrazio Domani naturalmente. E Francesca, tu hai seguito appunto il tema del passaporto vaccinale, del Green Pass, da diversi mesi in Italia, in Europa e anche fuori dall'Europa. Prima che entrassi in video, avevamo accennato anche a un tuo pezzo che ha fatto storia sull'analogo del Green Pass in Israele. E poi naturalmente hai seguito appunto anche l'evoluzione delle diverse output, no, della Commissione europea su questo tema, occupandoti anche nel frattempo di vicende che in qualche modo sono comunque collegate al mondo Covid, come il tema ad esempio della contrattazione da parte della Commissione con le case farmaceutiche, della trasparenza relativa del grado di trasparenza, un grado se vogliamo anche abbastanza ridotto, no, in determinati casi che tu hai messo a nudo, e così via. Ecco, secondo te lo strumento del passaporto vaccinale come strumento di bilanciamento di diritti, no? Perché mi sembra che la Commissione stia molto puntando sull'aspetto di riabilitare, no, determinate cose, quindi viaggi o frequentazioni ai luoghi pubblici e così via.
e quindi appunto sul bilanciamento tra due diritti diversi. Ecco, secondo te, sotto questo aspetto, ecco, il passaporto è uno strumento efficace o è semplicemente, ecco, come mi sembra insomma, che Fabio ci suggerisse un discorso su un piano che poi non è quello sostanziale? Ma allora, quindi parto dal finale. Allora, intanto buonasera a tutti. Io ho finito di scrivere il pezzo, sono corsa da voi, mi sono persa purtroppo una parte degli interventi anche di persone che stimo molto come Fabio, ma recupererò. Allora, riguardo alla questione di, insomma, se sia lo strumento adeguato o meno, intanto sono in corso a livello europeo i cosiddetti triloghi, cioè insomma, sostanzialmente i negoziati tra le istituzioni europee. La cosa che colpisce è che come spesso accade, l'Europarlamento è, come dire, una delle istituzioni che spingono da un fronte più progressista e quindi, per esempio, l'Europarlamento si sta battendo perché i test che sono alternativi al vaccino siano gratuiti, quindi perché ci sia un accesso equo per tutti. Questo è un aspetto molto importante perché stiamo parlando di un pass che sarà strumento di spostamento, addirittura per la partecipazione a eventi culturali o sportivi, quindi l'equo accesso a questo strumento è un aspetto non secondario, assieme a quello della privacy, dei dati che sicuramente avete già trattato. Uno degli argomenti utilizzati dai governi per premere in queste negoziazioni è proprio il fatto di dire: bene, se non si trova un accordo, a questo punto ogni Stato si regolerà come ritiene, quindi potrebbe valutare, per esempio, di avere il Green Pass, ma di utilizzare comunque le quarantene obbligatorie. Quindi, sostanzialmente, la cosa che mi preoccupa di più è anche la disomogeneità. È vero che l'Europa agisce spesso come avanguardia per quello che riguarda i diritti, lo ha fatto con il GDPR, quindi, come dire, da questo punto di vista l'Unione Europea è spesso stata una garanzia, però questo passaporto nasce come ibrido, nel senso che l'Europa dice: noi vi garantiamo uno strumento che sia interoperabile. Però questo non è uno strumento obbligatorio, quindi sostanzialmente c'è una parte ingombrante costitutiva del Green Pass che è delegata ai governi e gli esiti li abbiamo visti anche da noi. La cosa che trovo più surreale è che se si va sul sito del Ministero o se si leggono addirittura gli articoli riassuntivi, ce n'era uno oggi sul Corriere, sembra che il Green Pass in Italia esista, cioè che se non fossimo gialli, se ci fosse una regione arancione o rossa, noi potremmo usufruire del Green Pass per spostarci. E invece non è così, perché il garante per la privacy si è mosso dicendo che non c'erano le condizioni per metterlo in pratica, quindi di fatto il Green Pass non c'è, però c'è, quindi siamo in una situazione di incertezza normativa. Paradossalmente, il fatto che ogni governo se la possa giostrare a modo suo ci tutela di meno. Quando ho iniziato a occuparmi per la prima volta di Green Pass, era, come ricordava Roberto, quando ho cercato di capire come si stesse regolando Israele, che era molto avanti con le vaccinazioni rispetto a noi, e quindi iniziava a porsi la questione delle riaperture. E all'epoca il quadro che mi era stato descritto dalle persone che ho intervistato lì era piuttosto inquietante, nel senso che innanzitutto questo tipo di misure era fatto anche per incentivare la vaccinazione, per cui, per esempio, ho appreso che alcune aziende hanno addirittura valutato l'ipotesi di poter licenziare chi non era vaccinato. Questo passaporto era lo strumento indispensabile non solo per spostarsi di città in città, ma anche per esempio per accedere a un bar e bersi un caffè. Era uno strumento indispensabile e quindi lì, come dire, mi sono messa un po' in allerta, mi sono detta: ma se questo sarà lo strumento di uso quotidiano, significa che dobbiamo prendere seriamente in considerazione la questione della privacy, che fine fanno i nostri dati, può diventare questo uno strumento di monitoraggio, di sorveglianza. Parlando con Roberto, poi abbiamo constatato che dalle linee guida di Bruxelles sembra, tra l'altro, che questo strumento sia destinato a restare.
Cioè, lo concepiamo sull'onda dell'urgenza, ma chissà quanto rimarrà tra di noi, è un po' come la questione dei vaccini. I negoziati per i vaccini sono cominciati in piena emergenza, ma adesso ci sono le varianti, ci sono i nuovi contratti con Pfizer per il cosiddetto booster. Quindi sono strumenti che nascono con la rapidità dell'emergenza, quindi anche con una soglia più bassa di controllo, di attenzione da parte della società civile. Basti pensare che probabilmente dal punto di vista di un lettore comune il Green Pass non vediamo l'ora che arrivi, perché finalmente così possiamo viaggiare, possiamo spostarci, però in realtà poi è un tema che tocca dei diritti fondamentali, quindi secondo me è importante mantenere la soglia dell'attenzione alta. Ma Francesca, proprio oggi leggevo un pezzo sulla MIT Technology Review a proposito del nuovo, cioè dell'equivalente della Green Pass in UK, e sostanzialmente le criticità sollevate erano molto simili a quelle che tu hai rilevato per l'Europa. Ma quello non è chiaramente l'unico caso, no, fuori dall'Unione, nel senso che probabilmente molti paesi si stanno attrezzando oggi, e se non lo stanno facendo oggi si attrezzeranno per avere strumenti simili a quello europeo, e forse un domani dovremo anche immaginare una interoperabilità che vada fuori dai confini dell'Unione, no? E secondo te questa può configurare una sorta di quadro di diritto internazionale simile a quello dello Schengen, quindi dei nuovi spazi in cui ci si può muovere col passaporto vaccinale che hai, e altri invece in cui magari no, perché non sono stati firmati, non sono accordi bilaterali o cose di questo tipo, in cui invece non si potrà andare? Beh, intanto la pandemia, come dire, ha comportato una concezione delle frontiere anche all'interno del mercato comune che è assolutamente ibrida, nel senso che siamo ancora in teoria un single market, ma di fatto insomma, Covid è stato anche un po' il pretesto per gli stati per agire un po' di testa loro, quindi ci sono state delle chiusure in più, ci saranno anche delle aperture in più, cioè questo passaporto potrebbe essere uno strumento, come dire, di concordanza globale. Ma c'è una questione di rimente alla base di tutto ciò, e cioè che perché ci sia un riconoscimento del Green Pass ci vogliono anche dei vaccini che vengono riconosciuti dalle autorità competenti. Questa è una questione già all'interno dell'Europa. Per esempio Viktor Orban, che ha adottato Sinopharm, il vaccino cinese, i cittadini ungheresi che avevano quella come opzione, perché non sono stati loro chiaramente a negoziare ma il loro premier, potranno entrare in altri paesi anche se quel vaccino non è riconosciuto come un vaccino valido, per esempio. Quindi la questione già si pone a livello globale, questo tipo di differenze si potrebbero amplificare. Non so, io come comune cittadina mi sono posta anzitutto la questione che pone l'Europarlamento e che a me per esempio ha posto una lettrice, cioè la prima volta che ho scritto un pezzo sul Green Pass, una nostra lettrice che viveva in Spagna mi ha scritto: sì, ma poi chi li paga questi test? Questa non è una questione da poco, nel senso che rendere obbligatorio un sistema di diagnostica, diciamo così, Cosa comporta concretamente? Che faremo tutti la corsa al tampone? Che, per esempio l'Olanda, ho letto che era contraria all'ipotesi dei test gratuiti proprio perché ha un mercato a riguardo. Quindi non la vedo così facile, non mi sembra così semplice trovare una interoperabilità a livello globale. Poi sarei curiosa anche di capire come si stanno muovendo le aziende, perché per esempio molti mesi fa, quando ancora questo tema era rimasto sotto traccia, avevo letto sul New York Times che IBM aveva investito su questi passi a livello statunitense, quindi è interessante anche capire se rimarrà uno strumento squisitamente pubblico. Tu mi hai spiegato che in realtà qualsiasi app può essere utilizzata come wallet, come portafoglio del codice QR del Green Pass,
e lo stesso commissario europeo alla giustizia ha spiegato in conferenza stampa che anche, come dire, sua nonna, lui ha fatto proprio l'esempio, anche mia nonna potrebbe utilizzare il Green Pass stampandolo, perché non è necessario che questo strumento sia digitale. Rimane il fatto che c'è un QR code, che c'è un hub a livello europeo, e quindi si pone anche la questione di che tipo di rapporto ci sarà tra il pubblico e il privato nella gestione di questo sistema. Se davvero diventa il veicolo per spostarci, può mai essere in mano a delle corporation? C'è questo rischio? Questi sono aspetti interessanti che mi sembrano non ancora del tutto collaudati. Ma voi come domani avete fatto un grande lavoro, devo dire tra i pochi in Italia ad aver seguito il tema dall'inizio, e poi insomma dico domani, ma dovrei dire Francesca De Benedetti, continuerai a seguirlo, continuerai a seguire gli sviluppi? Sì, assolutamente sì, tra l'altro c'è il sentore che probabilmente domani stesso potrebbero concludersi i negoziati tra le istituzioni europee, quindi sì, compatibilmente col fatto che siamo in pochi a occuparci di mille cose, ho sempre, come dire, uno sguardo vigile, e proprio l'altro ieri avevo fatto una telefonata consultiva con il garante della privacy anche per capire se ci fossero novità da noi. E ho constatato che la situazione è ferma a quello che avevamo già descritto nei precedenti articoli, cioè c'è un garante per la privacy che blocca un Green Pass, c'è il sito del Ministero che continua in teoria a spiegare ai cittadini che il Green Pass esiste. In realtà non può esistere, quindi siamo in un limbo anche giuridico, diciamo così. Però, ripeto, non c'è un grande dibattito pubblico su questo tema e quindi anche gli imbarazzi di conseguenza sono limitati. Sì, poi magari più avanti ci sarà Francesco Paolo Micozzi che ci darà qualche elemento sul quadro giuridico italiano aggiornato proprio ad ora, insomma, proprio credo all'ultimo decreto uscito ieri, ma ne parleremo poi dopo. Io, Francesca, grazie innanzitutto di questo intervento. Ovviamente l'avevo già detto prima, ma chi tra i relatori può restare, può trattenersi un poco, poi alla fine di questo giro magari faremo un minimo di dibattito per chi può, naturalmente. Passerei invece adesso la parola a Diego Di Malta di Privacy Network, che è l'associazione che organizza questo panel con noi di Utopian. Diego, grazie Roberto. Ti lascio la parola perché so che hai alcuni commenti da fare sugli interventi precedenti. Okay. Sì, perché Fabio, come diceva prima uno spettatore, è stato enorme, nel senso ha detto tutto quello che c'è da dire, è stato omnicomprensivo. Però da quello che dice Fabio e da quello che ha detto anche Francesca, emerge una situazione piuttosto problematica. Io leggo libri di neuromarketing, si parla del bias della scarsità, il bias dell'emergenza. Quando devi vendere qualcosa, devi far capire che c'è una fretta, c'è un'emergenza. Fabio dice giustamente che il concetto che ci sta arrivando a noi, che sta arrivando più che altro alle persone comuni, è: vuoi la vita di prima? E allora devi avere il Green Pass. Non ci sono alternative. È solo così. E quello che ci dice Francesca è anche un'altra cosa in più, è: dobbiamo muoverci, facciamo le cose di fretta, c'è un'emergenza, quindi facciamo tutto di fretta. E lascia perdere se poi le cose non vengono curate in maniera corretta, però facciamolo. E quella cosa però poi rimane per sempre. Questi due aspetti, se considerati uniti, sono un grosso problema. E manca una terza gamba a questo treppiede, se vogliamo, ed è il concetto del o scegliete, o state dalla parte della privacy, o state dalla parte del virus, fondamentalmente. La verità è che
tutti questi tre aspetti sono tre aspetti, sono tre comunicazioni, tre messaggi totalmente sbagliati che arrivano alle persone. Non è vero che se vuoi la vita di prima devi scaricare il Green Pass, non è vero che dobbiamo agire di fretta, come diceva prima Fabio, i contagi stanno già scendendo, la soluzione più o meno si spera, teniamo le dita incrociate, ritornerà già diciamo nella normalità, tra virgolette, e questo non è perché abbiamo scaricato Immuni, non è perché abbiamo scaricato il Green Pass, ma è perché ci sono i vaccini, è quella la verità. Ma anche qualora decidessimo di dire sì, però è comunque un aiuto in più, va bene, perfetto, però la verità è che la privacy non è la nemica di questa situazione. Il concetto che non deve passare assolutamente è che quei rompiscatole della privacy non vogliono farci scaricare il Green Pass. Non è questo, non è assolutamente questo. Va bene anche avere un Green Pass perché è comunque un aiuto in più, ma le cose devono essere fatte per bene. È questo quello che deve arrivare alle persone. Va bene, facciamolo. Ma oggi ci sono già le tecnologie, se proprio vogliamo fare, come diceva prima Fabio, del soluzionismo tecnologico, va bene, però facciamolo bene, cari amici al governo in Italia e in Europa e nel mondo. Ci sono le tecnologie, è vero, che possono correre in aiuto, ma non sono quelle che stanno prendendo in considerazione loro. Non è Immuni, non è quello che stanno usando adesso per la Coppa Italia Mitiga, perché non so se avete letto, è uscito un articolo su K4Biz che dice proprio questo, dice che per la Coppa Italia, siccome non c'è ancora un sistema ufficiale in Italia per il Green Pass, allora scaricheranno Mitiga. Quelli che vogliono entrare a vedere la partita devono aver scaricato Mitiga, devono aver accettato la privacy di Mitiga, di cui nulla si sa, e quindi solo chi ha questo servizio può accedere. Peccato che appunto su K4Biz leggevano la privacy policy di Mitiga, di questo Mitiga, e c'è scritto che usano i dati per fare le newsletter, per fare dei contenuti, dei post, degli articoli. E allora il problema, ritorno a dire, non è un problema di sì la privacy, no la privacy, come qualcuno ha detto già l'8 marzo del 2020. Il problema è facciamo le cose, ma facciamole bene. E l'indice che sono state fatte male è già il solo fatto che, come diceva prima Francesca, per questa urgenza non è stato nemmeno sentito il garante. Il garante Stanzione, l'hanno intervistato l'altro giorno, ha detto: ma io dico, cioè, c'è un obbligo di legge, io sono qua a disposizione e questi fanno una norma e non alzano nemmeno il telefono. E è importante quello che dice Stanzione, perché lui dice: sappiate che questi trattamenti che verranno fatti, se rimane così la legge, quindi se non vanno a modificarla come abbiamo detto noi, saranno trattamenti illegittimi e espongono a sanzioni chi realizza i sistemi sulla base di quello che ha detto il governo, e quindi già questo è molto grave. Ma soprattutto dice che i dati sono inutilizzabili, questo dice letteralmente Stanzione in un'intervista che peraltro è pubblicata proprio sul sito del Garante. E quindi facciamo le cose bene, di certo non abbiamo iniziato bene, direi. E gli indici per farci temere ci sono tutti, perché comunque proprio l'altro giorno parlavamo con Matteo Navacci e con Lorenzo, dei ragazzi, uno di Privacy Network, l'altro no, del fatto che per iscriversi all'Open Day delle vaccinazioni nel Lazio c'è anche lì un sistema, tu vai a vedere il sistema, siamo andati a vedere un attimo i codici, e sono tutti sistemi closed source, non open source, insomma, che inviano peraltro i dati tutti negli USA, quindi vanno contro quello che è il CAD, che impone l'utilizzo di open source ove possibile, ma vanno anche contro Schrems 2, che dice di non inviare i dati negli Stati Uniti. Quindi stiamo partendo molto male.
il concetto tra l'altro con la sentenza dell'Alta Corte, insomma, relativa al caso del governo irlandese, anzi, irlandese versus Facebook, insomma. Esatto, ma cioè, stiamo proprio andando male, insomma. E quello volevo dire, appunto, facciamo passare un messaggio fisso, cioè molto importante. Non siamo qua a rompere le scatole a chi dice vorremmo tornare a viaggiare. Anche a noi piace viaggiare, ci mancherebbe, sono sicuro. Io non vedo l'ora di poter andare a trovare Francesco a Cagliari, insomma. Però facciamolo bene. Ecco, questo è un messaggio che voglio lasciare. Diego, voi siete, come Privacy Network, siete molto attivi sul terreno dei diritti e anche... ecco, avete anche un impegno concreto, no? Di advocacy, avete diverse campagne in atto, peraltro con Utopia ne abbiamo anche un protocollo d'intesa. Ecco, su questo specifico tema ci sono delle iniziative che voi state portando avanti o porterete avanti, una osservazione, una vigilanza particolare? Allora, su questo specifico tema, Roberto, non ci siamo ancora mossi in maniera massiccia come invece abbiamo fatto con Reclaim Your Face o con Dati Bene Comune. Perché? Perché fondamentalmente confidiamo nel garante. Noi quando abbiamo letto l'intervento del garante tempestivo, immediato e netto, perché il garante è stato proprio, non è andato sul sottile, se andiamo a leggere quello che scrive. Ci è andato giù pesante. E quando il garante interviene così, tu che fai advocacy, l'advocacy cosa serve? Serve un po' a spingere il decisore o comunque a chi controlla il decisore a intervenire. Quando tu ti trovi davanti a un intervento così, hai già come ottenuto un risultato. È inutile, non dico che è inutile, anzi, però è importante andare a parlare alla gente comune e non al garante, perché il garante è già intervenuto. Quindi tecnicamente qua è già tutto illegittimo, è già tutto invalidato quello che sta facendo il governo, perché il garante l'ha evidenziato, quindi un'arma c'è già, ecco, quella è la cosa importante. Bene, Diego, grazie ancora di questo intervento. Voglio adesso passare la parola ad Angelica Giambelluca, che è giornalista professionista, esperta in ambito medico e sanitario ed è qui, diciamo, in questo panel, se vogliamo, è la voce di quel mondo, no? Perché abbiamo dei giuristi, abbiamo degli esperti di diritti, abbiamo esperti anche, ad esempio, come Fabio, a 360 gradi, possiamo dire, ma sei tu, Angelica, che stasera, appunto, è proprio a te che chiedo un approfondimento, appunto, sul tema sanitario e visto che tu coniughi, se vogliamo, anche due mondi, no? Perché accanto a quello sanitario hai il mondo della comunicazione, anzi la tua professione è proprio a cavallo tra questi due mondi, mi piacerebbe anche una tua valutazione di come sia la Commissione europea sia il governo italiano invece stanno portando avanti una campagna, se c'è una campagna, una strategia di comunicazione sul tema del Green Pass. Non c'è. No, grazie Roberto. Io sono dall'altro assolutamente d'accordo con Fabio e con anche con tutti gli altri interventi. Credo che io non ho ancora capito quale potrebbe essere il valore aggiunto del Green Pass europeo, proprio alla luce di quello che stiamo vedendo nel nostro paese, no? Che si è portato molto avanti con un suo Green Pass nazionale, insomma. E quindi quale sarà veramente il valore aggiunto, quali saranno lo spazio di manovra che potrà avere questo Green Pass europeo comunitario. Ecco, le specifiche tecniche le avete già un po' spiegate, sono già note, attendiamo di vedere, insomma, quale sarà, insomma, l'implementazione di questo Green Pass a livello europeo. Come comunicazione
Vabbè, io sono un po', come ben mi conosci, insomma, sono un po' critica io sulla comunicazione delle nostre istituzioni per quanto riguarda il rischio sanitario. Stiamo correndo, e sono d'accordo con chi mi ha preceduto, per ragioni di urgenza che forse poi diventeranno invece ragioni di tempo ordinario, quindi permanenti, stiamo portando avanti, diciamo così, delle situazioni, stiamo dando credito, diciamo, a tre situazioni, appunto vaccino, guarigione, tampone, che però dal punto di vista scientifico lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto le ultime due. Le vaccinazioni, innanzitutto, oggi, insomma, è notizia di questi giorni, il governo si è reso conto, o comunque sulla spinta soprattutto dei medici, ha voluto prolungare, diciamo così, la validità del certificato da 6 a 9 mesi per quanto riguarda la data di vaccinazione, perché l'immunizzazione, insomma, potrebbe durare anche più di 9 mesi. In realtà Sileri addirittura parlava di 1 anno, quindi magari nei prossimi giorni o nei prossimi mesi potremmo vedere anche un allungamento ulteriore. Detto questo, però, c'è comunque una discriminazione, però la validità del Green Pass dipende sicuramente dal tipo di vaccino che una persona si somministra. Perché AstraZeneca, per esempio, insomma, la prima dose, tra la prima e la seconda dose ci sono 3 mesi di distanza, quindi paradossalmente, no, il Green Pass potrebbe durare 1 anno. Perché? Perché la validità del Green Pass inizia 15 giorni dopo dalla somministrazione della prima dose. Questo è un cambiamento anche qui che hanno fatto all'ultimo momento, perché come l'avevano pensato all'inizio, il Green Pass doveva, come dire, quello italiano, doveva entrare in vigore, insomma, iniziare a essere valido, scusate, alla fine del ciclo di vaccinazioni, quindi dalla seconda dose. Ci si è resi conto che così però insomma, avrebbero creato un malcontento, e quindi alla fine hanno fatto, diciamo così, marcia indietro e hanno esteso la validità già dalla prima dose. E da un punto di vista scientifico sappiamo, insomma, gli studi ci dicono che è con la seconda dose, comunque con il richiamo, no, che poi si ha il massimo dell'efficacia. Dalla prima alla seconda dose comunque abbiamo già un'immunizzazione, però sicuramente non è efficace come la seconda dose. Però anche qui, insomma, c'erano le vacanze da fare, da programmare, e quindi si è un po' allentata la presa in questo senso. Poi lascio giudicare a chi ci segue l'opportunità o meno di questa scelta. La malattia, la guarigione dalla malattia. Allora, entro 6 mesi, se sei guarito dalla Covid, il Green Pass vale appunto al massimo 6 mesi dalla data di guarigione. Anche qui apro una parentesi: da un punto di vista scientifico, però, insomma, la certezza assoluta che l'immunizzazione in chi ha avuto la malattia duri 6 mesi, non ce l'abbiamo. Sono stati fatti degli studi, pubblicati quest'anno, però fatti su dati dell'anno scorso, quindi quando girava la prima versione del virus, dicono sì che è abbastanza raro, ma non è per niente, diciamo così, non si può pensare che non ci si possa di nuovo infettare, soprattutto la popolazione anziana potrebbe reinfettarsi, magari a livello asintomatico, comunque permettere di fare circolare il virus. Quindi anche qui questa decisione, insomma, che basta che sei guarito dal virus entro 6 mesi, non c'è nessun problema, vai, mi lascia un po' perplessa. Sul tampone io onestamente non so quanto si potrà usare per andare in giro, nel senso, dura 48 ore la certificazione, il Green Pass di un tampone. Dura 48 ore, cioè non è che facendo il tampone io posso girare liberamente quanto voglio, 6 mesi, 9 mesi, come per gli altri due situazioni. Quindi se devo andare a trovare la nonna in una RSA, se devo andare a un concerto, visto che ne stanno parlando proprio in queste ore di così estendere la validità del Green Pass anche per queste situazioni, allora il tampone può avere senso. Per andare in vacanza, ecco, dipende un po' dalla situazione, dipende anche dal paese in cui vado, le restrizioni che ci possono essere. Quindi faccio un tampone 2 giorni prima di partire, vado in Francia, sto 14 giorni,
in quei 14 giorni lì potrei subire dei controlli appunto in quel paese che mi chiedono di fare ulteriori tamponi perché non ho nessun altro tipo di attestazione, insomma non sono né guarito né vaccinato. E poi per tornare comunque in Italia, al momento, questa è un'altra di quelle anomalie che non riesco a spiegarmi, al momento chi è l'italiano che è all'estero e rientra in Italia, anche se è stato vaccinato oppure anche se è guarito, comunque si deve sottoporre a un tampone 48 ore prima di entrare in Italia. Quindi queste sono tutte situazioni, diciamo così, comunicate un po'. Non credo in maniera così chiara, i dubbi sono ancora molti e poi diciamo la possibilità appunto che ci siano delle discriminazioni, come diceva prima la collega di domani, sul costo dei tamponi. I tamponi costano, il tampone molecolare costa di più rispetto a un tampone antigenico, però insomma non già questa cosa non rende accessibile questo strumento, quindi da un punto di vista così scientifico, sanitario, secondo me ci sono tanti dubbi, tante incertezze. Mi rendo anche conto però che si vuole ripartire, si vuole riaprire il paese, si vuole ricominciare, il turismo è un volano della nostra economia e non solo della nostra economia ma anche di molti altri paesi europei, quindi capisco la volontà insomma di far ripartire. Però non, personalmente insomma non mi convincono troppo queste disposizioni. E invece dicevi appunto che sulla strategia di comunicazione si risponde molto semplicemente che non esiste. Però secondo te questo è un portato, per tornare al caso italiano, un portato del modo in cui il governo Draghi, la Presidenza del Consiglio in particolare, la responsabile della comunicazione, la Presidenza del Consiglio, insomma, sta gestendo la comunicazione di tutta l'attività della PDC, oppure secondo te, ecco, sul tema specifico del Green Pass c'è una reticenza particolare o semplicemente, insomma, c'è confusione? Ma io ti dico la verità, io dall'inizio di questa pandemia una comunicazione del rischio sanitario seria in questo paese io non l'ho percepita, nel senso adesso il governo Draghi, che si è insediato comunque relativamente da poco, in realtà è già passato un po', però insomma sembra ieri, non lo riesco a giudicare sotto questo aspetto, non sta facendo niente di meglio rispetto a chi lo ha preceduto, parlo della comunicazione, naturalmente mi attengo a quella, la comunicazione del rischio, cioè non esiste, diciamo così, un organismo deputato, sì ci può essere la portavoce del ministero, ci può essere la portavoce del governo, scusate, però una comunicazione organizzata non c'è mai stata fin dall'inizio, anche con le vaccinazioni, al di là di fare dei bei capannoni a forma di primula e di comunicare l'inizio della campagna vaccinale, insomma io non ho mai sentito delle campagne precise, verticali, penetranti che ci spiegassero le differenze fra i vari vaccini, quali sono i rischi, quali sono i benefici e che riuscissero a costruire insomma in qualche modo la nostra percezione del rischio, perché siamo tutti così confusi sui vaccini, per una comunicazione che non c'è stata, che è stata carente da parte del governo, ma anche l'AIFA è inciampata su quel pasticciaccio che è successo su AstraZeneca a marzo, che stiamo pagando ancora oggi, perché tante persone, nonostante gli open day che si fanno su vaccini di AstraZeneca, tante persone ancora oggi non si vogliono vaccinare con questo vaccino, quindi credo che non ci sia stata una comunicazione, e quando c'è un vuoto di comunicazione questo vuoto non rimane tale, viene riempito da chi? Viene riempito dai media, viene riempito da altri divulgatori, da altri medici, da chiunque voglia dire la sua con competenza o meno in questo ambito. Quindi abbiamo visto scontri fra divulgatori che dicevano una cosa oggi e un'altra domani, a media che riprendevano articoli che parlavano di
argomenti scientifici sanitari senza averne le competenze, magari anche così distribuendo ora terrore, ora speranza, a seconda del titolo, e tutto questo ha generato confusione nelle persone, e il governo secondo me non ha colto l'importanza di una comunicazione del rischio seria, trasparente, empatica. Le persone vogliono capire, le persone non vogliono essere trattate così, come esseri un po' così stupidi a cui dare qualche informazione senza spiegare troppo. Le persone vogliono essere prese per mano, vogliono essere ascoltate. Non c'è stata questa empatia da parte delle istituzioni, no? Vi dico ancora una cosa, poi mi fermo qui. Stiamo tutti vivendo questa pandemic fatigue, no? Questa stanchezza da pandemia, diciamo così. Cioè, l'OMS ci ha messo in guardia già dalla fine dell'anno scorso. Cioè, le persone sono stanche. Non è una stanchezza soltanto fisica, è anche una stanchezza mentale. Non si riesce più a percepire il rischio del virus, mentre si percepisce sempre di più come molto costosa le restrizioni che stanno insomma limitando la nostra vita. Quindi la gente è stufa di mettere le mascherine, è stufa del distanziamento sociale, è stanca, non ce la fa più perché non vede un orizzonte nuovo. E l'OMS più volte ha detto ai governi: mi raccomando, prendete per mano le persone, cercate di parlare con loro, di entrare in empatia, stabilite delle relazioni. E il nostro governo, perlomeno non so gli altri, tutto questo non lo ha fatto, e insomma questa stanchezza adesso la stiamo sentendo. Grazie Angelica, so che Flavia aveva una domanda a proposito del tuo intervento. No? Non so se io mi vedo frizzata, infatti, non, eccomi, io però non so se mi sentite. Ci sentiamo, sì. Però l'immagine è ferma. Ma come Vabbè, pazienza per l'immagine. Concordo in pieno sul discorso comunicazione, ovviamente è importantissimo in contesti come questo saper comunicare bene, forse nemmeno tutto, no? Perché poi non è che uno a un bambino gli dice tutto, e soprattutto la scienza di fronte a una cosa di questo genere non è una scienza esatta la medicina, e quindi purtroppo sappiamo che hanno fatto anche a trial and error, questo è purtroppo vero, e credo che non ci siano alternative. Tanto è vero appunto che in UK hanno fatto la prima dose e poi liberi tutti, diversamente da quello che diceva Angelica prima, facciamo la seconda. Chissà, in UK ha funzionato, più vaccinarne tanti e presto che non fare la seconda dose a tutti prima possibile. Chiaro che poi la seconda dose aggiunge, se vogliamo, del valore, però anche lì si aggancia al concetto di comunicazione e di scienza, che non è una scienza esatta. Credo che anche noi, voi come divulgatori, giornalisti, eccetera, e noi persone che in qualche modo portiamo, come in questo momento, un po' di conoscenza fuori, dobbiamo avere un'umiltà che l'altro giorno mi raccontava Quintarelli, che immagino lo conosciate, Stefano, che parlando di un amico che faceva una battuta evidentemente dicendo: ma tu sei un tuttologo? Anche. Ecco, questo è quello che abbiamo visto nell'ultimo anno, tuttologi anche. Mi fermo qui. È vero, concordo. Bene, io darei a questo punto, non so cosa Flavia l'abbiamo persa, eccoti. Bene, darei comunque la parola... Darei la parola a questo punto a Francesco Paolo Micozzi, che è avvocato cassazionista e nonché docente professore di informatica giuridica a Perugia. Francesco è nostro ospite di lunga data, anzi ti ringrazio Francesco per la tua disponibilità, come poi ringrazio naturalmente anche gli altri relatori. So che ci sono delle precisazioni sul quadro giuridico da fare, in Italia almeno, per quel che riguarda appunto la situazione italiana, che poi è quella che sperimenteremo probabilmente in modo più diretto, no? Ecco, come puoi riassumerci un po' quella che è stata l'evoluzione della,
diciamo, dei provvedimenti del governo. Peraltro il governo Draghi è famoso, insomma, per procedere, no? Per decreti-legge e non per DPCM, insomma, un'impostazione diversa. Naturalmente sono strategie, sono scelte, ma al di là di questo, ecco, credo che ci siano delle precisazioni da fare. Sì, Ti lascio buonasera, buonasera, grazie Roberto per la presentazione. Anche io spero di non rientrare in quella categoria di anche tuttologi. Voglio solo precisare che, essendo un avvocato, non sono ovviamente anche un medico, tuttavia si è fatto spesso riferimento al concetto di rischio sanitario, cioè da oltre un anno siamo tutti. Diciamo così, stiamo tutti cercando un sistema per uscire al più presto da questa situazione e correttamente abbiamo fatto riferimento al termine rischio. Il rischio è definito anche da degli standard tecnici, anche noti, non solo ai giuristi, ma anche ai tecnici, agli ingegneri, e il rischio è quel qualcosa di futuro incerto che si frappone tra noi. In questo momento, l'ICHET NUNC è un nostro obiettivo futuro. È un qualcosa che può verificarsi o magari non si verificherà mai, ma nel caso in cui si dovesse verificare, potrebbe causare una limitazione, un ritardo o un impedimento nel raggiungimento del nostro obiettivo. Abbiamo tante normative in Italia che si occupano della gestione di una situazione di rischio. Pensiamo alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Qual è il rischio che si vuole evitare? Che qualcuno mentre lavora muoia o si faccia male. Ma è tipico questo della prevenzione e la gestione del rischio anche di altre discipline, altri impianti normativi, ad esempio il GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. Abbiamo tantissimi esempi di norme che cercano di sventare un rischio incerto, futuro incerto. E quando si tratta di affrontare un rischio futuro incerto come quello di una diffusione più o meno rapida di una pandemia, gli strumenti che si mettono in campo sono tanti. Angelica Giambelluca prima ha fatto riferimento a situazioni gestite ora con terrore, ora con speranze, anche nelle comunicazioni, con speranza. Anche nella comunicazione, il secondo termine, che richiama anche il ministro per la salute, Speranza, che si è prodigato, così come penso avrebbe fatto chiunque al suo posto, per cercare di far fronte a un rischio futuro incerto, adottando, impiegando quelli che secondo lui, poi possiamo essere d'accordo o meno, ma quelli che secondo lui, e voglio pensare che sia in buona fede, anzi, non voglio pensare al fatto che determinati provvedimenti per la tutela della salute pubblica siano stati presi in malafede, il Ministero della Salute, così come tutto il governo, questo governo, il governo precedente, ma anche il governo futuro, dovrà prendere dei provvedimenti che sono orientati alla prudenza, probabilmente, proprio perché il rischio è futuro incerto, non si sa dove sfocia, dove va a sbucare questo virus. Ed è un qualcosa di nuovo contro il quale anche le misure tecniche, le misure sanitarie vengono testate in continuazione. Abbiamo cercato un sistema per arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione canonica, quella del vaccino, in grado di ridurre ulteriormente questo rischio. E siamo arrivati poi, tra le tante soluzioni proposte, a questo Green Pass. Ecco, probabilmente tra le soluzioni proposte, io mi riaggancio a quanto detto dall'amico Fabio Chiusi, ma anche da Francesca De Benedetti. La questione del Green Pass sembra quasi una misura nella quale in tanti non riescono a trovare il perché questa misura dovrebbe
essere finalizzata a prevenire ulteriormente quel rischio di diffusione della pandemia. E mi pare che a vedere, senza voler ripercorrere quello che abbiamo già detto nella scorsa puntata a proposito del Green Pass, cosa è, cosa sarà, cosa si cerca di fare, io ho ho due provvedimenti in particolare, due decreti legge. Un decreto legge 65 del 2021 che segue al decreto legge 52 del 2021, uno del 22 aprile e uno di ieri, del 18 maggio. Sento che mi dicono che si sente male. Sì, c'era qualche leggerissimo, un po' di rumore di fondo sul microfono, ma ti capiamo benissimo. Allora, al limite posso provare successivamente. No, ma è molto chiaro adesso. Provo a modificare il microfono, vediamo un po'. Eccomi, ho cambiato microfono, così mi sentite meglio? Sembra che sei sulla stazione orbitale. No, insomma, forse era meglio prima. Ora non vi sento più, vediamo un po'. No, ti sentiamo, ma non ti sentiamo troppo bene. Era meglio prima, sicuramente. Ora mi sentite? Sì. Ok, mi sentite meglio così? Molto forte e chiaro. Ok, dicevo, abbiamo due decreti legge, quindi abbiamo due atti del governo, ma che hanno la stessa forza di un atto legislativo del Parlamento. Ricordiamo che il governo in casi particolari può emanare dei provvedimenti aventi forza di legge, e sono i casi del decreto legge e del decreto legislativo. Il decreto legge è spesso abusato, è un provvedimento governativo che dovrebbe essere impiegato, adottato nei casi di particolare urgenza, cioè quando non si può aspettare un intervento del Parlamento, ed è un atto legislativo del governo a tempo, cioè se entro due mesi il Parlamento non lo converte in legge, l'efficacia di quel provvedimento va a decadere. A leggere questi i testi con i quali si vorrebbe introdurre il Green Pass, a me sembra quasi, non lo so, mi viene in mente un qualcosa di monicelliano, nel senso che molto spesso le definizioni sembrano delle supercazzole, e altre volte mi sembra contraddire un qualcosa che nel nostro ordinamento da anni si pratica. Ad esempio, in molti casi noi abbiamo delle richieste di autocertificazione, cioè nell'ultimo anno tutti abbiamo portato in tasca una qualche autocertificazione che giustificasse il motivo del nostro spostamento. Perché non potremmo autocertificare se siamo o non siamo stati vaccinati? Consideriamo una cosa, che l'autocertificazione viene introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, ed è uno degli step intermedi, cioè si vuole evitare che Tizio debba andare da una pubblica amministrazione, chiedere un certificato, e questo certificato va e lo porta a un'altra pubblica amministrazione. Tanto è vero che oggi le pubbliche amministrazioni non possono rilasciare dei certificati che debbano essere prodotti poi ad altre pubbliche amministrazioni, ma solo ad uso di privati. Abbiamo nel DPR 445 del 2000 la possibilità di certificare qualcosa, non tutto ovviamente, quei provvedimenti che richiedono una qualche valutazione di tipo medico-sanitario non sono autocertificabili. Posso ad esempio autocertificare il mio stato di esistenza in vita, sono le cose un po' all'italiana, posso certificare, perché è un fatto che può essere a mia conoscenza, di aver ricevuto la somministrazione in duplice
in duplice dose nelle date A e B del vaccino di tipo X. Io questo lo posso autocertificare. E abbiamo allora altri problemi. Ma perché allora si parla di QR code, si parla di carta, si parla di digitale? Come deve essere questo certificato? Chi lo deve lasciare questo certificato? Io devo poter valutare anche se ci sono i requisiti della... Ve li voglio andare a leggere direttamente dall'articolo 9 del decreto legge 52 del 2021, questo attraverso la lettura con questo codice a barre, io dovrei verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle indicazioni contenute. Autenticità significa che sono riconducibili quelle dichiarazioni del fatto che io ho ricevuto il vaccino, sono guarito da Covid-19, ho effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Tutte queste cose devono essere certificabili in modo autentico, cioè probabilmente con un qualcosa in grado oggi di individuare un certo livello di autenticità. Penso ad esempio alla firma digitale. La validità, cioè mi deve individuare, visto che abbiamo detto che dal quindicesimo giorno, facendo due passi indietro, girandosi a destra, andando avanti per sei mesi, io ho una validità che è ben delimitata nel tempo. E poi l'integrità. Integrità significa che deve essere dimostrabile che nessuno lo abbia alterato. Ora, anche per quanto riguarda la durata, l'apparente passo indietro del decreto legislativo 65 del 2021, di ieri, al quale faceva riferimento Angelica Giambellù. Si dice la certificazione verde Covid-19, quindi il Green Pass, sto leggendo il secondo comma dell'articolo 14, certificazione verde, quindi Green Pass, di cui all'articolo 9, comma terzo del decreto legge 52 del 2021. Ora, tutti questi richiami rendono anche scarsamente comprensibile ai non giuristi, ma anche ai giuristi, una lettura agevole di queste disposizioni che vengono sparpagliate su diversi decreti legge che andranno ad essere convertite con diverse leggi, la cui integrazione con regolamento tecnico prevede un DPCM o un decreto del Ministro della Salute. È un po' complesso da leggere, e quindi i comunicatori in ambito sanitario sono importanti anche per questo, ed è necessario che abbiano determinate competenze giuridiche. Dice, prima provo a tradurvelo in un linguaggio banalissimo. Senti, con il decreto legge 52 del 2021 ad aprile, avevo detto che questo Green Pass per ottenere il Green Pass dovrai, nel caso della vaccinazione, aver già ricevuto la seconda dose del vaccino. Però in realtà, guarda, sai che ti dico, te lo rilascio pure se hai ricevuto solo la prima dose del vaccino, ma questo varrà dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e varrà fino alla somministrazione della seconda dose. Dopo la somministrazione della seconda dose avrai l'altro Green Pass. Quindi è anche in questo periodo è l'incertezza che ci sta portando un po' all'esasperazione. Cioè noi vediamo delle persone che sono esasperate, sono rinchiuse in casa da misure prudenziali che possiamo anche comprendere, ma quando iniziamo a vedere delle situazioni per le quali centinaia di persone si recano in piazza per festeggiare un evento calcistico, uno dice, ma scusa, è un anno che sto rinchiuso e tu puoi circolare perché devi festeggiare la vittoria di un campionato di calcio, di una partita di calcio, a prescindere, io non seguo il calcio, quindi a prescindere dalla squadra in oggetto. È questo che un po'
crea uno scoramento nelle persone, dice perché io dovrei rinunciare, fare sacrifici mentre ad altri è concesso tutto. È la situazione di incertezza, e l'incertezza viene trasfusa, come diceva anche Angelica Gianbelluca, viene trasfusa nella comunicazione sanitaria, per cui fino a ieri ci dicevano che dovevamo portare i guanti in lattice per entrare nei supermercati, il giorno dopo non è più necessario, il vaccino vale 6 mesi, no, anzi vale 9 mesi, no, anzi vale 7 mesi se cammini sul piede sinistro. Insomma, queste situazioni di incertezza creano un disagio, creano un fastidio nelle persone, ed è un fastidio che le porta a dire io non sopporto più la mascherina, perché ci sono talmente tante situazioni contraddittorie anche dal punto di vista normativo, per cui coprifuoco alle 10 di notte, alle 10 di sera, no, facciamo alle 11, no, facciamo alle 10:45. A cosa ancoriamo? Cioè, noi dobbiamo ancorare le misure alla capacità di prevenire un rischio. Se non comprendiamo più qual è la capacità delle misure di prevenire il rischio, noi riteniamo quelle misure ingiuste. E i romani dicevano gabare gabella peccatum non est, cioè ritengono giusto violare delle norme che non riescono più a capire. Ecco perché bisogna comunicare correttamente, ecco perché le norme devono essere scritte in modo attento per evitare che si crei una eccessiva confusione tra la popolazione, anche perché poi una certa confusione viene utilizzata come arma anche da chi magari ha delle idee contrarie a qualsiasi ipotesi di prevenzione del rischio, secondo me sbagliando. Il rischio in qualche modo lo si deve sempre cercare di prevenire, ma con misure che siano efficaci. E venendo al Green Pass, allora io mi chiedo, ma questo Green Pass, a differenza di un'autocertificazione, cosa mi dà in più di un'autocertificazione? Io anche ieri sono sceso da un aereo, mi hanno chiesto, non ieri, l'altro ieri, comunque questi uno o due giorni fa, adesso non ricordo quando, sono sceso da un aereo e mi hanno chiesto il tampone. Io ho detto, io sono vaccinato, ho fatto vedere il mio Green Pass, ce l'ho già in tasca un Green Pass. È un documento con la duplice dose di vaccino, con la sottoscrizione del medico, e quindi mi hanno fatto passare, mi hanno detto alt. Mi hanno fatto le domande un po' da non ci resta che piangere, mi aspettavo anche un fiorino per poter uscire dall'aeroporto, perché mi chiedono anche un'altra app che entra in Sardegna, deve ancora, visto che è stata prorogata questa misura, deve avere l'app Sardegna Sicura, che riporta tutta una serie di ulteriori informazioni, cioè sono quelle app che non è un'app tipica della Sardegna, abbiamo altre regioni, altre micro aree d'Italia in cui sono state previste delle app per cercare di controllare, non si sa bene cosa e non si sa bene quando, e non si sa bene in che modo controllare questo. Il risultato è, come diceva Fabio all'inizio, che noi abbiamo un proliferare di informazioni che ci promettono verranno cancellate da qui a pochissimo. Ci fidiamo magari. Il rischio comunque esiste anche sul trattamento dei dati personali. Il rischio che vi sia un data breach e queste informazioni vengano rese disponibili. Quali informazioni? Il fatto che Tizio è vaccinato e Caio no, sono informazioni relative a uno stato di salute. Le informazioni relative allo stato di salute è bene che stiano ben protette, tanto è vero che erano quelle che noi prima del GDPR chiamavamo, alcune di queste, chiamavamo dati sensibili, e una ragione c'è se si chiamano dati sensibili, perché il rischio derivante ai diritti e agli interessi fondamentali dell'uomo da un trattamento non corretto di dati sanitari è molto più elevato rispetto al rischio derivante da un trattamento non corretto di dati comuni.
non mi voglio soffermare, magari Diego tornerà sul punto o non è necessario arrivarci, ma quello che io per concludere voglio dire è che se dobbiamo capire, se dobbiamo creare uno strumento, dobbiamo capire qual è la finalità che ha questo strumento. Se la finalità è il contenimento dell'infezione, noi dobbiamo avere in qualche modo la certezza, dobbiamo avere in qualche modo una logica, un nesso logico tra utilizzare questo strumento, limitare la diffusione della pandemia. Stessa cosa, guardate, che si era manifestata quando abbiamo iniziato a guardare allo strumento del contact tracing della Corea del Sud o della Cina, in cui aver installato quella app è condizione per entrare al cinema, è condizione per avere determinati benefici, cosa che in Europa è stata rifiutata fortemente, non solo dal garante italiano, ma anche dal Parlamento europeo e dal garante europeo per la protezione dei dati personali. Quindi, se noi ci basiamo su dati statistici per individuare uno strumento, allora noi dobbiamo focalizzarci su un qualcosa, cioè se noi introduciamo il Green Pass, noi dobbiamo essere in grado quantomeno di spiegare in un modo logico che questo Green Pass servirà a ridurre o a contenere il contagio. Addirittura si è previsto che il Green Pass sarà utile soltanto nel momento in cui si debba passare tra regioni arancioni o rosse e non si abbia uno di quei motivi, ad esempio di salute o di lavoro, che giustifichino lo spostamento. Solo che in un caso avrei bisogno di un'autocertificazione, nell'altro caso avrei bisogno di una certificazione. Quindi è anche questa incongruenza. Se vogliamo mettere un punto su quello che potrebbe essere l'unico senso logico che vedo in un Green Pass europeo, è quello di far capire ad autorità sanitarie o amministrative diverse di paesi diversi che quel determinato soggetto ha ricevuto una specifica tipologia di vaccino. Ad esempio, immaginiamo che arrivi tizio da un paese del mondo, ha ricevuto un vaccino che magari non è riconosciuto come efficace in Europa. Ecco, in quel caso potrei vedere un'efficacia, cioè individuare una sorta di linguaggio comune in Europa su in che situazione sanitaria mi trovo, vaccinato o guarito dalla patologia, eccetera, eccetera. Per il resto, il rischio discriminazione dietro l'angolo, se non si interviene con un provvedimento avente forza di legge, non si possono introdurre, come correttamente dice l'autorità garante per la protezione dei dati personali, non si possono introdurre certi tipi di limitazioni o certe limitazioni, o meglio condizioni alla fruizione di determinati benefici, anche in ambito pubblico, ma non solo, anche in ambito privato, ad esempio per accedere al cinema. Per tutto il resto lo vedo come misura efficace solo nel momento in cui a tutti sarà data la possibilità di vaccinarsi. Scusatemi, sono andato veramente lunghissimo, ho fatto scappare tutti gli ascoltatori, quindi Francesco, noi poi ci continueremo anche un po' a soffermarci su questi aspetti. Io peraltro stavo guardando un po' qualcuno dei commenti che ci arrivava nel frattempo, mi scappava un po' da ridere perché c'erano dei commenti veramente sul catastrofista, ecco, ne proiettiamo un paio, così giusto per un po' forte, io dire, la tua certificazione vaccinale, ma stiamo scherzando. Rodotà ovviamente fa sempre bene citarlo, però ci manca gente costituzionalmente rispettosa, e
non so se questo è rivolto a te, Francesco, che sei un costituzionalista. No, visto che questo commento era presente già prima. Era presente prima, sì, sì, sì. Da avvocato penalista noto i dettagli. Sì, 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 sì. E anche un altro appunto, insomma, molto forte relativamente alla... Però sembra che siamo più o meno tutti d'accordo, chi più, chi meno, insomma, comunque nel sollevare delle criticità. Vorrei lasciare un attimo la parola a Francesca, che voleva fare un po' una chiosa al suo intervento. Se volete vi faccio vedere il mio Green Pass, che è questo qua, molto velocemente, dove ho da un lato i dati... Aspetta, vi proietto o lo mettiamo in... Ci sono dei dati comuni, la data di somministrazione, il tipo di vaccino, dietro la sottoscrizione del medico che attesta l'avvenuta vaccinazione. Quindi diciamo che è giusto uno strumento che mi semplifica la fuoriuscita dall'aeroporto. Per il resto finora non ho avuto efficacia. Ok, allora Francesca, ti lascio il microfono. Sì, volevo tornare sulla riflessione che ha fatto Diego, non perché quella di Francesco fosse meno interessante, ma perché sottolinea un aspetto che secondo me è ancora poco dibattuto, cioè la questione dei provvedimenti di emergenza. Parlavo con un attivista francese perché all'Assemblea Nazionale c'era stata all'inizio una bocciatura del Green Pass, e lei con aria sconsolata mi diceva: sì, ma in ogni caso noi siamo ancora in état d'urgence, cioè siamo ancora in stato di emergenza. Allora, era davvero necessario adottare il Green Pass ed era necessario farlo ora? Che mi sembra un po' anche la domanda che si poneva Diego quando diceva: attenzione ad approvare questi provvedimenti così importanti che rischiano di diventare sistematici attraverso delle formule emergenziali. Allora, ripercorriamo un attimo come è nato il Green Pass. All'inizio in realtà tra i vari paesi europei c'erano alcune resistenze, in particolare da parte di paesi come Francia e Germania, che innanzitutto, per quello che riguarda la Francia per esempio, sono partiti molto lentamente con le vaccinazioni, e poi perché in questi due paesi in particolare ci sono delle opinioni pubbliche che hanno anche della resistenza a vaccinarsi. Al contempo però i paesi, diciamo, di area mediterranea, Cipro, Grecia, l'Italia stessa, spingevano per avere uno strumento che agevolasse la ripresa del turismo. E quindi sull'onda di questa spinta i governi europei, il Consiglio dell'Unione Europea, ha deciso di procedere con questa proposta, considerando però anche le opzioni di test e guarigione, proprio perché anche chi decidesse, anche per scelta, di non vaccinarsi, possa comunque spostarsi. E quindi siamo ad oggi con questo Green Pass, che dovrebbe essere il mezzo per spostarci in emergenza, che in realtà arriva quando ormai abbiamo passato più di un anno in piena pandemia, e arriva adesso perché chiaramente adesso sono arrivati i vaccini. Però è lo strumento giusto? Allora, su questo vorrei raccontare un aneddoto che per me è stato motivo di riflessione, perché io mi sono interrogata parecchio in questo anno su come mai non sia entrato nel dibattito pubblico il tema dei trasporti pubblici, nel senso che non c'è stato alcuno sforzo da parte dell'opinione pubblica, della società civile, di imporre un ragionamento su come implementare davvero i trasporti pubblici. Io mi ricordo quando un anno fa qualcuno annunciò che tutti gli autobus di Roma sarebbero stati igienizzati, e io ho pensato: va bene, sì, chissà se accadrà mai davvero. Qualche giorno fa, quando sono andata a fare il mio biglietto Roma-Bologna, mi sono accorta che c'erano i treni Covid free, credo che si chiamino così. Sono dei treni dove, insomma, tu, se hai fatto un test e risulti negativo, puoi salire, puoi spostarti. Ma mi sono chiesta: ma questa soluzione del test non era già disponibile un anno fa? Cioè, come mai la fanno ora? Allora, secondo me il Green Pass è qualcosa di simile, cioè nel momento in cui dovremmo tornare alla normalità, la politica dovrebbe aver elaborato delle soluzioni per garantire una giusta conciliazione tra il diritto alla mobilità e il diritto alla salute, che chiaramente in un'emergenza pandemica è predominante, però c'è anche il diritto di spostarsi liberamente. In questo momento in cui dovrebbero esserci delle soluzioni più strutturali,
dopo più di un anno arriva il Green Pass, e tra l'altro arriva male, perché come avete detto voi stessi, nel caso per esempio italiano, una telefonata al garante della privacy la potevano pure fare. Quindi mi chiedo, come dire, se la politica non sia arrivata tardi e se anche la società civile, e questo, come dire, i media sono una componente della società civile, sono un'articolazione del dibattito democratico, ecco, forse ci si poteva interrogare prima su questi temi. Cioè, che mi si dica che per partecipare a un evento teatrale o per prendere un treno devo fare un test, ma non lo potevo fare anche un anno fa, cioè forse non c'era disponibilità di test, non lo so, però comunque mi sembra che arriviamo nel momento in cui dovremmo trovare delle soluzioni ben programmate, ben pensate, studiate anche dal punto di vista dei diritti e della privacy, invece ci arriviamo come se fossero provvedimenti di emergenza. Il problema è che però è passato più di un anno. Quindi secondo me il tema che poneva Diego è rilevante. Basta, ho finito. Se posso, prima decidete voi, ma avrei il concetto di emergenza al quale si riferiscono tutte le norme che noi abbiamo in epoca pandemica, e lo stato di emergenza al quale si riferiva Fabio Chiusi è la situazione diversa dal solito, dal pre-pandemia, non dal fatto che sia un qualcosa, una misura da prendere da qui a qualche minuto. Quindi è una situazione di emergenza legata alla differenza rispetto al passato, rispetto all'epoca pandemica. E sulle situazioni di emergenza si parla ad esempio anche in caso di catastrofi naturali in cui si debba intervenire in situazioni di emergenza. In quel caso la pubblica amministrazione è ben consapevole che nell'emergenza si nasconde un rischio ulteriore legato al fatto che tu gestisci l'emergenza, hai fretta di raggiungere un determinato obiettivo e quindi le tue difese immunitarie, ad esempio nella lotta alla corruzione all'interno della pubblica amministrazione, possono abbassarsi. Stessa cosa avviene con la situazione di emergenza pandemica. Tutta una serie di misure che vengono introdotte e le preoccupazioni alle quali ha fatto cenno non solo il garante italiano, che è stato interpellato, pensiamo ad esempio al decreto legge 28 del 2020, quello con il quale, per intenderci, all'articolo 6 viene introdotto il sistema immuni. Si dice, badate, noi stiamo introducendo con legge, con un atto avente forza di legge, delle disposizioni a valere in un periodo emergenziale. Per riportare la situazione alla normalità, si prevede che entro il 31 dicembre 2020 poi i dati non possano essere più utilizzati per nessuno, i dati personali non sarebbero potuti essere più utilizzati per altre finalità diverse. Quindi il rischio che faccio anche la preoccupazione sul rischio al quale faceva riferimento Fabio Chiusi all'inizio, e che faccio anche mia quella preoccupazione, è legata al fatto che ci abituiamo a una riduzione di libertà. Cioè, una volta che noi comprimiamo, si parla sempre di bilanciamento tra diversi diritti fondamentali. Nel momento in cui noi comprimiamo un diritto, ad esempio comprimiamo il diritto alla libertà di movimento per darci modo di fronteggiare, o meglio, di agevolare il diritto alla salute della collettività pubblica, nel momento in cui la situazione si normalizza, il bilanciamento deve essere ripristinato. Se non si ripristina, ma ad esempio diciamo, vabbè, ma questa misura adesso non c'è più bisogno, però teniamola, non si sa mai che torni una pandemia. In quel caso noi abbiamo perso. Abbiamo perso perché abbiamo definitivamente alterato un equilibrio nel sistema dei diritti fondamentali che non sappiamo dove potrebbe portarci. Quindi quello è il rischio fondamentale.
squilibrare il sistema dei diritti fondamentali. Scusatemi di nuovo per... Non so se qualcun altro, Francesca o Diego, volevate aggiungere qualcosa su questo punto. Francesca, tu hai gettato il sasso nello stagno, adesso cosa fai? Tiri indietro la mano. Allora, Diego, appunto Francesco citava un tuo passaggio. Sì, quale in particolare ti riferisci adesso? Ti dava ragione, diciamo, sulle criticità che tu avevi sollevato, perché già mi sembra, siamo tra due giuristi, un consenso mi sembra. Noi lo dico sempre, siamo della stessa scuola, quindi penso che ci troverai sempre concordi sotto questo aspetto. No, vabbè, ma secondo me è evidente quello che hanno detto tutti ed è assolutamente corretto. Qua il problema grave è, oltre a un problema di bilanciamento dei diritti, come diceva Francesco, anche un problema grosso di comunicazione. Arriva il messaggio e in parte si legge anche tra le righe, tra alcuni commenti che sono arrivati, e il messaggio è: ma tu sei qua ad occuparti della privacy mentre là fuori c'è gente che non lavora, là fuori ci sono problemi più importanti, eccetera, eccetera. Il punto però è che, come dice Francesco, noi ci occupiamo della privacy e anche di altri diritti, però appunto per quanto mi riguarda la privacy, perché quello è il mio lavoro, perché il rischio è che non si torni più indietro. Questa cosa la diciamo già da tempo, già dall'inizio della pandemia, quando si iniziava a parlare di immuni, di queste cose qua. Il rischio è che non si torni più indietro. Nel momento in cui tu vai a comprimere un diritto, andarlo a riconquistare non è così semplice. E quindi è questo il momento in cui dobbiamo un po' metterci di traverso e dire: attenzione, parliamone bene, facciamo le cose per bene. Giustamente diceva prima Francesco, quando si parlava di immuni, la normativa diceva con esattezza che i dati oltre un certo periodo di tempo dovevano essere cancellati. Questa normativa non lo dice, il garante è chiaro su questo, è uno dei punti che ha evidenziato. Questo deve essere un trattamento di dati che, come tutti i trattamenti peraltro secondo il GDPR, ha un inizio e una fine. Questa cosa non è evidenziata nella normativa attuale e quindi è uno dei motivi per cui il garante è intervenuto. E questo è grave perché ti lascia comunque un punto di domanda. Quando torneremo alla normalità? Esisterà ancora una normalità dopo questo periodo che stiamo vivendo? Queste sono domande che dobbiamo farci e capisco benissimo che tutti dicono: ma ci sono tanti diritti in gioco, è dall'inizio che sono tanti diritti in gioco, ma sono tutti diritti ugualmente importanti, con uguale dignità, perché sono diritti costituzionali. Quindi in questo anno abbiamo visto comprimere il diritto alla libera circolazione, ad esempio, quello che è più evidente a tutti, e sì, l'abbiamo visto comprimere, però il concetto è che prima o poi deve tornare un po' ad essere quello che era prima. Lancio poi un altro spunto alla discussione che abbiamo toccato solamente in questa ora e mezza: il fatto che stiamo dando tantissimi dati a queste app, come diceva Francesco, iniziano a diventare anche due, tre, perché lui ha un suo certificato che non è una app, però va in un database della regione. Abbiamo visto prima che per guardare la Coppa Italia ne ha bisogno di un altro, cioè quello italiano, tra un mese arriva quello europeo, inizia ad esserci tantissimi dati sensibili e ridondanti. Questo è un enorme rischio. Se consideriamo che il GDPR è una norma che, come diceva prima Francesco, va proprio a minimizzare il rischio, e quindi anche qualora avessimo un database, dobbiamo cercare di minimizzare, quindi pseudonimizzare, in qualche modo, comunque tutelarci in caso di breach. Qua invece ci troviamo al concetto opposto, da minimizzare a massimizzare, a moltiplicare, e quindi abbiamo lo stesso dato
ripetuto nel database della Sardegna, nel database della Coppa Italia, database italiano e database europeo. Non solo, perché ad occhio ho buon motivo di pensare che poco prima di iniziare il convegno ho letto sul Corriere che qualcuno sta già parlando di Green Pass utilizzato anche nelle discoteche per quest'estate, e ho buon motivo di pensare che nelle discoteche qualcuno darà vita alla prassi del come ti chiami Roberto Reale, ok, fammi vedere il Green Pass verde e lo segno, perché in Italia lo sappiamo tutti come funziona, siamo tutti schiavi della carta, se c'è una carta, se c'è un foglio vale 100 parole, e quindi andiamo... Di che ti mando io, no? Diceva qualcuno. Quindi rischiamo davvero di centuplicare il database. E tutto, alla fine di questi conti, stringi, alla fine la domanda grossa che ci dobbiamo fare, che ci siamo fatti tutti, bene o male, che tutti quanti abbiamo evidenziato durante i nostri interventi, è: ma ha senso tutta questa cosa? In una situazione in cui i vaccini stanno facendo crollare, grazie al cielo, il numero di contagi, il numero di morti, sono ancora tanti, però speriamo, cioè, almeno se questo è il trend, si abbasseranno molto. Forse questa situazione sarebbe stata utile ad ottobre, così non avremmo fatto un inverno intero a casa, chiusi senza motivo. Ma adesso che... se tutto va come deve andare, il trend è in discesa, ha ancora senso centuplicare l'utilizzo di questi dati sensibili limitando il nostro diritto costituzionale? Questa è una domanda che dobbiamo farci tutti. Posso buttare un paio di sassi nello stagno? Sì, ma infatti Flavia, io volevo lasciare lo spazio conclusivo a te, perché oltre chiaramente alle appunto ai sassi che vuoi buttare nello stadio, volevo poi anche chiederti anche una visione più generale sul modo in cui stiamo iniziando a usare la digitalizzazione, no? Perché non è, potremmo parlare in qualche caso di mala digitalizzazione, di governance disegnata male, di implementazioni fatte male e di un bilanciamento non adeguato non solo dei diritti, sul piano dei diritti, ma anche su piani che poi toccano la vita, diciamo, quotidiana delle persone da un punto di vista, ecco, dell'operatività concreta, del rapporto concreto persona-macchina e così via. Quindi ti lascerei a concludere parte. No, perché loro hanno diritto a concludere più di noi. Ovviamente possiamo fare un po' di sassetti, ce li butto. Aspetta. Uno, scusate la battutaccia, ma tra i due giuristi il terzo gode, mi è venuto il dubbio. E chi è il terzo, che cosa direbbe, non lo so. C'è un fortuna paio che di... ne abbiamo solo due, perché... Sì, ma la prossima volta ci mettiamo il terzo e vediamo cosa succede, che così ci divertiamo un po' di più. Sui dati ridondanti concordo in pieno, ovviamente in informatica è uno degli errori più grandi che si possa fare, avere due database che hanno gli stessi dati, perché significa che uno dei due database, probabilmente entrambi, non sono aggiornati, quindi un unico database per tutte le informazioni che ci riguardano, e questo ahimè non mi pare che sia una cosa così difficile da capire nemmeno da chi informatico non è, nel senso che non è essenziale, no? È abbastanza chiaro, io stessa, se ho sul mio computer due file con alcune informazioni di una cosa e altre, uno dei due non è aggiornato, e ripeto, spesso entrambi. Sul discorso dell'autocertificazione l'ho scritto nella chat perché veniva la battutaccia, veniva bene, ma... io non sono d'accordo, soprattutto perché mi è venuto in mente quello che l'altro giorno un gruppo di persone, pensando che fosse legale fare il matrimonio, hanno fatto finta di fare un matrimonio e in realtà hanno festeggiato un battesimo. Ora, se siamo a questo punto nel nostro paese, non oso immaginare che cosa succederebbe se avessimo l'autocertificazione. L'altra cosa è sulle vaccinazioni, la butto lì perché anche questo è un altro sasso.
Abbiamo sentito di tutto e di più, compresi Novax e compreso Vaxivax, no? L'AstraZeneca sì, ma forse prima degli anni, no? Dopo i 40, no? Dopo i 50, dopo i 60. Per andare in certi paesi ci sono vaccinazioni obbligatorie, febbre gialla, la profilassi antimalarica, l'anticolera, l'epatite A, l'encefalite giapponese, il tifo, il meningococco, la polio, la rabbia. Ce lo siamo mai chiesto? Eppure la gente ci va in quei paesi e si vaccina. L'epatite A in alcuni paesi è proprio rischiosa ed è fortemente consigliato il vaccino. Poi ci sono anche dati spaventosi, che nel 2019 ci sono 20 milioni di bambini in tutto il mondo, uno su 10, vabbè, circa, che non hanno avuto accesso ai vaccini essenziali contro malattie letali come la difterite, il tetano e la pertosse. Secondo me dobbiamo fare, abbiamo parlato del Green Pass italiano e europeo, secondo me dovremmo fare qualcosa mondiale sui vaccini, anche perché ovviamente parlando anche no, delle varianti che ci possono essere, è evidente che se non vacciniamo tutto il mondo il rischio torna, perché se non ci siamo vaccinati oggi da queste varianti, così come succede per l'influenza, lo sapete bene che tutti gli anni il vaccino influenzale va rifatto, perché sì, perché muta. Beh, l'altra cosa sul tampone, e qui lo chiedo ai giuristi, per questo non volevo concludere io, il tampone dura 48 ore, quindi dice se l'hai fatto entro le 48 ore vale, quando ho sentito 48 ore mi è venuto da dire di troppo, nel senso che l'ho fatto 48 ore fa, anzi 20 ore fa, così sono, rientro nelle 48 ore, e se 19 ore fa mi sono ammalata, quindi posso andare nell'RSA? A inquinare e a far del male persone anziane, posso viaggiare? Io lo trovo stupido il tampone, o comunque lo farei, diciamo, a termine. Quindi non appena una persona ha avuto la possibilità di vaccinarsi per età, per ruolo, perché fa l'infermiere o perché è stata aperta a tutti in qualche open day, è successo, ecco, il tampone non deve valere. Hai 70 anni, non sei vaccinato? Mi dispiace, niente tampone, non viaggi. Io credo che questo potrebbe essere uno strumento di governo, sempre se lo vogliono usare, però mi chiedo, e qui chiedo davvero ai giuristi, se si può proporre una cosa di questo genere, in che termini, perché non lo so. Poi strumenti, il QR code è quello forse più comodo, perché appunto chi non ha lo smartphone dietro se lo può stampare, un pezzettino di carta grande così non è un grande problema. Poi ci sono già altre app su cui, se non sbaglio, Sogei sta lavorando, sia l'app Immuni che l'app io posso, avendole, se ce l'ho, dimostrare che ce l'ho, quindi insomma che ho il green, quel che serve. Poi vabbè, ci sono i tempi, quindi anche lì se andate a guardare che ti dicano che questo vale per 40 giorni, ma per quell'altro, la comunicazione, lo diceva la giornalista prima, credo che sia essenziale. Allora facciamoci capire, perché poi non siamo neanche obbligati a sapere i nomi dei vari vaccini. Diteci una cosa univoca che forse diventa più semplice. Io vorrei davvero restituire la parola, perché quei due punti li volevo dire, ma restituisco la parola a chi può darmi una mano a capire se ho fatto una proposta troppo impossibile, impensabile o stupida, cioè il tampone a tempo, punto. Non ti sei vaccinato per colpa tua, non perché la tua regione non è organizzata, please, il tuo green pass non è più green, diventa black. Che dite? Non so se volete, posso. Sì, lascio per l'anzianità. Grazie. No, è la patata bollente che faccio fare a te perché sei professore. È quello che dicevo prima, cioè noi dobbiamo spiegare alle persone perché 48 ore, perché. Allora, qua si basa probabilmente un po' tutto su dati statistici. Il virus non si comporta allo stesso modo su tutte le persone. Quindi abbiamo, immaginiamo, delle persone che si ammalano fino a un certo livello e magari muoiono, altre persone che si ammalano a un livello molto inferiore. La durata, la pervasività,
quanto permane. Non so se ricordate, inizialmente si diceva anche il virus resiste sulle maniglie delle porte per 6 ore, anzi no, per 9 ore, anzi no. Ecco, tutte queste informazioni che nel corso dei mesi, degli ultimi mesi, si sono sempre più approfondite, ovviamente in uno studio empirico maggiori sono i casi di studio, maggiore l'esperienza su quella particolare virus, maggiore l'esperienza anche sull'efficacia di quell'antivirus, di quel vaccino su soggetti di una certa età. Abbiamo assistito anche negli ultimi mesi a vaccino non a maggiori di 65 anni, non a persone con un'età inferiore a 18 anni. Ecco, perché? Perché gli studi clinici continuavano nel corso dei mesi per capire quale fosse l'efficacia di quel vaccino. Quindi quando noi dobbiamo offrire un vaccino a una popolazione di tot più o meno estesa, noi dobbiamo avere la ragionevole certezza che se non è efficace, quantomeno non faccia male. Ecco, quella è una delle preoccupazioni. O se fa male, se vi sono casi in cui si verifica un qualche evento negativo, che quantomeno questa percentuale non sia tale da destare una preoccupazione. Ecco, qualsiasi cosa fa male, anche l'acqua. Anche se beviamo 7 litri d'acqua ci fa male. Ora, qua si tratta di incrociare le informazioni di tipo sanitario, sulle quali non mi posso esprimere perché sono completamente ignorante in materia, e chi si azzarda, non essendo scienziato, non essendo medico, a dire secondo me il vaccino funziona in questo modo, già io non lo ritengo una parte della discussione. Cioè io non ci discuto nemmeno, perché è un po' come secondo me la Terra ruota, il Sole ruota attorno alla Terra. Ecco, più o meno è una cosa del genere. Ma a parte questa considerazione, quindi nel corso dei mesi, degli ultimi mesi, la scienza ha continuato le analisi, gli studi, capire come applicare, se applicare, se ci sono dei rischi, cosa fare nel caso in cui si verificano dei rischi, anche secondo me, come diceva Angelica Gianbelluca prima, probabilmente si è preso un po' sotto gamba la questione degli eventi negativi legati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lì probabilmente un po' di precauzione in più prima di decretare la sospensione delle somministrazioni sarebbe stato necessario. Ma a parte questo, a prescindere dall'essere a favore o contro il vaccino, che mi sembra anche una questione di poco conto, perché l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto questo vaccino, e come diceva Flavia, per accedere per fare determinati certi viaggi esotici non ci metteremo nemmeno il problema di dover fare quel particolare vaccino, lo andiamo a fare perché dobbiamo fare la vacanza. In questo caso 48 ore, perché 48 ore? Noi troviamo delle norme spesso che dicono entro 160 giorni. Uno dice, ma perché 160 giorni? A cosa lo ancoriamo? Molto spesso, anzi, capita spesso che la norma preveda dei termini così, ancorati a un aliquot plerunque acit, ad esempio, alla situazione di fatto. In questo caso, probabilmente, le 48 ore sono legate ha una prudenza nella gestione del rischio. Cioè, se in alcuni casi il vaccino si manifesta, il virus si manifesta 48 ore dopo la valutazione del tampone, in altri casi 72 ore dopo, qual è più prudenziale, 48 o 72? Evidentemente 48.
Quindi probabilmente, voglio credere che sia così, non lo so perché non ce lo spiegano il perché, non perché non ce lo spiegano, o probabilmente non l'ho letto io, ecco, non voglio fare, lungi da me il solo fatto di poter essere accostato a qualsiasi complottista esistente sulla faccia della Terra, ma probabilmente è legato a questo, cioè è legato a un dato statistico. Perché 48 ore? Perché probabilmente statisticamente il termine più sicuro per prevenire quel rischio è ancorarlo a. Più o meno è una valutazione che io farei in questo caso. Allora, io mi diverto a correre e saltare dei fossi, ad esempio. Ho provato con fossi da un metro e nel 100% dei casi sono riuscito a scavalcarlo. Ho provato con fossi da 2 metri e nel 50% dei casi sono riuscito a scavalcarlo. Ho provato con fossi da 3 metri e nel 2% dei casi sono riuscito a scavalcarlo. Ora, se io voglio una soluzione che mi consenta di saltare assolutamente in questo particolare caso un determinato fosso, che fosso scelgo? Sceglierò quello da 1 metro, perché ho il più elevato numero di probabilità di passare indenne in quel fosso. Ora, diciamo che devo fare una scommessa con degli amici. Dice, scommettete che io riesco a... Se io devo fare una scommessa, cercherò di ridurre il rischio al minimo. Quindi dirò, magari loro non riescono a saltare il fosso da 1 metro, io dico, perché lo so, ho valutato, ho fatto delle valutazioni empiriche, ho provato che nel 100% dei casi il fosso da 1 metro lo salto, quindi dirò, faccio la scommessa sul fosso da 1 metro. E questa è la valutazione del rischio. Però tu stai parlando di una cosa semplice che hai testato su te stesso. Il problema è che la medicina giustamente deve fare i conti sul bambino di 3 anni e sull'anziano di 99, sull'anziano sano, sull'anziano un po' meno sano, su quello che ha avuto quella malattia che purtroppo è propedeutica a prenderne delle altre. Non è una scienza esatta. Io vi racconto un amico medico che ha avuto la fortuna nella sfortuna di ammalarsi di Covid a ottobre dell'anno scorso. È stato intubato per 3 mesi fino a Natale e lui, medico, mi ha detto: ho avuto fortuna, perché se io mi fossi ammalato a marzo o ad aprile io sarei morto. Perché? Perché appunto, non essendo una scienza esatta, piano piano la scienza ha imparato da questa pandemia, contro la quale non era ovviamente preparata, perché tutte le cose nuove vanno rielaborate. D'altra parte nessuno di noi, quando il medico gli prescrive di prendere quella pillola n volte al giorno per m giorni o settimane o mesi che sia, si chiede: ma come mai n, non n e mezzi o non 2n? Cioè, una pillola l'antibiotico ogni 12 ore, perché non ogni 7, ogni 6, ogni 42? Perché sì, perché evidentemente hanno evidenza scientifica con studi fatti che è più probabile che funzioni preso ogni 12 ore che ogni 24. E si parla purtroppo di probabilità, perché appunto, ripeto, e su questo ritorniamo al discorso della comunicazione, non è una scienza esatta. Anche i virologi che abbiamo sentito tante volte hanno detto cose, insomma, all'inizio soprattutto, un virologo che dice: ma non vi preoccupate, non è grave, è poco più di un'influenza, adesso è lì che si mangia le mani per averlo pensato, non se l'ho detto ovviamente. Quindi è così, ci vuole che ognuno faccia il proprio e che lo faccia bene, il virologo deve parlare con chi comunica per insegnargli a comunicare nel modo corretto. Il comunicatore, il giornalista deve parlare col virologo, poi ovviamente ci aggiungiamo anche l'avvocato, perché deve garantire alcune regole del gioco, perché poi d'altra parte quando si è in guerra
le regole del gioco cambiano, no? Nel senso che in pace certe cose non si fanno mai, durante la guerra purtroppo sì, e questa è stata in qualche modo una guerra che ha derogato, cioè la libertà di non uscire di casa, ma quando mai, se ce l'avessero due anni fa, detto tre anni fa, avremmo detto sì, no, ma adesso se il governo ti dice di non uscire di casa tu non esci, avremmo detto ma che cosa impossibile, ecco, è stato possibile giustamente derogare perché era un'emergenza, o no? Bene, io proverei appunto a restare nel limite dei 120 minuti, se vogliamo essere precisi. Ne approfitto per ringraziare tutti e per ricordare ancora una volta che domani appunto ci ho messo a disposizione un codice sconto digitale 1 per abbonamenti. Il codice è valido da oggi a dopodomani. Grazie ancora a tutti. Grazie mille a voi. E alla prossima. Grazie. Ciao, grazie mille. Buona serata a tutti.